Non c'è altro? Non si è fatto neppure un graffio. Mi definivano un genio, ma in confronto a lui... Ancora un po' di tempo, ancora un po' di pazienza e sarà mio. Capitolo 4. La squadra Heavy. Come si sta sviluppando Sasuke? Molto bene. Sta diventando il ninja ideale. Allora... Sì, presto darò inizio al rituale della reincarnazione. Orochimaru. Ma questo è... Il suo corpo si sta indebolendo. Devo dargli una medicina di livello 10, altrimenti... Questo corpo sta cedendo. Vado a prendere la medicina, torno subito. Se non ha il tuo subterrito della reincarnazione... Avevi bisogno di qualcosa? Non hai più nulla da insegnarmi. Non mi sei più di alcuna utilità. Ti toglierò di mezzo, ora. Sapevo che ci avresti provato. Orochimaru, io sono più forte di te. Parole grosse per un piccolo Uchiha. Per forza hai scelto il piccolo. Sono l'unico Uchiha che potevi sperare di battere. Itachi era troppo per te. Per questo sei venuto a cercare me, il piccolo. Eppure, persino io sono oltre le tue capacità. Non sei all'altezza di Uchiha, e ne sei consapevole. Dinanzi a Uchiha, un discreto genio come il tuo diventa del tutto ordinario. Orochimaru, non puoi vincere contro di me. Non hai più alcuna speranza di prenderti il mio corpo. Mi stai sottovalutando. Anche se abbaia, un cucciolo resta un cucciolo. Che ne dici di vedere qual è la differenza fra il tuo potere e il mio? Provaci pure, non ce la puoi fare. Sai, penso che tu sia la prima persona ad avermi preso in giro in questo modo. Donami il tuo corpo. Sì, sì, mo lo prendi, pure ti faccio fuori. Comunque ragazzi, anche se sembra un po' tardi e soprattutto non è una cosa da me, benvenuti in questo nuovo video di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Lo so, è la intro che forse è la prima volta che la faccio dopo così tanto all'inizio dell'episodio, ma se avete notato nell'ultimo episodio, ovvero il 14, appunto ho terminato l'episodio senza salutarvi. Questo perché? Perché a un certo punto ho dovuto fare un taglio, perché la saga, appunto questa qui della squadra Heavy, è iniziata subito senza darmi il tempo di tornare al villaggio e fare appunto un attimo di pausa per fare i saluti. Quindi ho fatto questo taglio e io spero ovviamente che l'ultimo episodio vi sia piaciuto, il 14, e diamo inizio appunto a questo 15° episodio. Ovviamente ragazzi, io invito sempre a lasciare un bel like, a iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina e anche ragazzi a condividere il video e a lasciare un bel commento. Anche se abbiamo fatto un po' tardi la intro, io ragazzi spero che il vostro supporto stia dando i suoi frutti anche nei prossimi episodi, e quindi a questo punto iniziamo subito la quarta saga, ovvero appunto quella della squadra Heavy, ovvero la squadra Seppe. Iniziamo con il combattimento tra Sasuke e Orochimaru. Via. Bene, Orochimaru non era un boss. Finalmente posso un po' usare Sasuke, che infatti non vedevo l'ora di usarlo, ragazzi. Avanti, forza, vieni Orochimaru. Ancora contrattacca, vabbè. Mi dispiace, ma non brulla contro di me, Orochimaru. Il corpo mio te lo sogni. Infatti qui, ragazzi, Sasuke era molto più forte di Orochimaru. E ovviamente ho intenzione di toglierlo di mezzo. Anche se alcuni avevano pensato che Sasuke in realtà lo avesse ucciso. Ma in realtà Sasuke non lo uccide in questo frangente. Semplicemente... assorbe i suoi poteri. Guardate ragazzi che tecnica
spenta. Amulato. Infatti questo outfit qui di Sasuke credo che sia il mio preferito in assoluto. Sapete, questo qua della saga di Orochimaru. Veramente bellissimo. A questo punto vediamo di finirti subito con la mossa suprema, forza. Ok, benissimo. Perfetto. Eliminato. Tutto qui quello che sai fare, sappi che sono molto deluso. Questo outfit veramente è fantastico. Ok ragazzi, l'abbiamo fatto fuori veramente in 3 secondi. Bene così. Ok, grado S ovviamente, e andiamo. Altro titolo ottenuto, benissimo. Infatti era da tempo che volevo utilizzare un po' Sasuke, perché qui era veramente forte. Vabbè, più la diventa ancora più forte, anche se qui non è assolutamente a livello di Itachi, né lui né Orochimaru. Hai perso, Orochimaru. Ho perso? Io sono immortale, non posso essere sconfitto così. E qui appunto attuava il rito della reincarnazione, però succede l'opposto, ovvero che Sasuke si impadronisce del corpo di Orochimaru. Che luogo è questo? Questo è l'universo che esiste dentro di me. Qui è luogo il rito della reincarnazione. Ora, dammi. Lo Sharingan. Finalmente quel potere, il potere di Uchiha, sarà mio. Cosa? Impossibile, il rito della reincarnazione non funziona? No, no, questo è il mio universo, l'ho creato io, questo non può accadere. E invece può accadere come? Orochimaru, i miei occhi possono svelare ogni tua tecnica. Immagino che tu lo sappia. Non puoi. Un serpente uscito dalla terra ha sognato di volare nel cielo, ben sapendo che ciò era impossibile. Eppure, in una speranza vana, ha rapito un uccellino e lo ha allevato nel suo covo, senza capire che l'uccellino era un falco, che ora è pronto a volare e a fare del serpente la sua preda. Non può essere vero, questo non può succedere. Io sono Orochimaru, sono immortale, io non morirò così. Io sono colui che svelerà i misteri della natura, io sono colui che riceverà ogni cosa. Io sono... finito. Io prenderò il tuo potere. Esattamente ragazzi, andava a finire così. Che invece di Orochimaru che prendeva il corpo di Sasuke, Sasuke che si è impadronito del corpo... cioè, più che altro non è che si è preso il suo corpo. Adesso Orochimaru dentro di lui. Così userà anche il potere di Orochimaru per affrontare Itachi. Kabuto. Orochimaru. Tu non puoi aver... lui voleva il mio corpo. E invece ho preso tutto quello che aveva. Ma allora, Orochimaru è... guarda che faccia, non se l'aspettava. Adios, Kabutos. Quindi adesso utilizzeremo anche Sasuke per radunare i membri della squadra serpe? Sarebbe figo sta cosa. Eccoci usciti dal covo di Orochimaru. È ora di andare. Oh oh, ora controllo il piccolo Sasuke, eh? Bene. Quindi ragazzi, siamo usciti dal covo di Orochimaru, che appunto, eccolo qui. Sì, perché come vi ho spiegato, Sasuke aveva capito che Orochimaru ormai era debole, non aveva più nulla da insegnare a Sasuke, quindi Sasuke ha capito di aver raggiunto il suo limite con Orochimaru, lo ha tolto di mezzo, si è preso i suoi poteri, così in questo modo avrebbe potuto usufruire dei poteri di Orochimaru nello scontro contro Itachi, quindi molto intelligente questa strategia. Infatti Orochimaru è andato appunto da Sasuke, soprattutto perché sapeva che Itachi era troppo per lui, quindi è andato dal fratellino minore.
che adesso Sasuke ha intenzione di radunare una squadra per rintracciare Itachi. Figa sta cosa che adesso utilizziamo noi. Quasi quasi Sasuke, se potessi ti farei tornare al villaggio della foglia. Cosa ne dici? Non parli, eh? D'accordo, allora andiamo. Salve, bello. Ok, bene. Abbiamo un po' di roba, però non troppo, perché non voglio far perdere troppo tempo. Ok, quindi dobbiamo andare nei diversi covi di Orochimaru, dove c'erano anche alcuni dei suoi allievi. Ok, preghiamo un po'. Mi sento più fortunato, già. Bello, prendi, benissimo. Questo è il deserto in cui abbiamo affrontato... Cioè, stavo dall'altro lato più che altro. Idane Kakuzu. So che mi stai seguendo. Vieni fuori, Suigetsu. Eh? Ti sei accorto che ti stavo seguendo? Bravo. Il buon vecchio Sasuke Uchiha. Comunque non sei stato carino lasciarmi indietro in quel modo. Te l'ho detto, riesco a capire quando mi segui. Quindi lo sapevi e hai fatto finta di niente? Lo sai che in fondo sei cattivo, eh? Suigetsu, vieni con me. Posso contare sulla tua potenza e questo ti rende prezioso. Grazie per il complimento, ma posso sapere dove sei diretto? Per ora devi soltanto seguirmi. Adesso ti metti a darmi ordini? Pensi di essere un pezzo grosso, eh? No, pezzo di merda magari. Vediamo di chiarire il rapporto che esiste fra noi, va bene? Senti, non è una cosa personale, ok? Mi sta anche bene seguirti. Però è importante chiarire una cosa. Dobbiamo sapere chi è il più forte fra noi due. E ti pareva. E va bene, se questo ti farà felice. Vedo che sei di mentalità aperta, il che non mi dispiace. Sbrighiamoci, stiamo solo perdendo tempo. Bene, anche se in realtà nell'anime non è che andava proprio così, perché Sasuke sì, dopo aver fatto fuori Orochimaru, si dirigeva verso i vari covi per reclutare i tre membri. Il primo ovviamente era Suigetsu, però Sasuke andava nel covo per liberare Suigetsu, perché era tipo intrappolato anche, se non sbaglio. E poi aiutava Suigetsu a recuperare quella spada che tiene, sarebbe appunto la spada di Zabuza, se vi ricordate la prima serie. Però, cioè, non è che si affrontavano così. Sasuke aveva fatto un patto, ovvero aiutava Suigetsu con la spada e Suigetsu lo seguiva. Però vabbè, se come vuoi questa sfida, va bene. A questo punto ci facciamo subito fuori, avanti. Tra l'altro Suigetsu me sembra un personaggio che ha fatto divertire nell'anime. Perfetto, molto simpatico. Vai subito e sei finito. Ti sei parato? Va bene, d'accordo. Allora ti farò fuori lentamente. Però tu non puoi assolutamente fare queste cose, Suigetsu. Non puoi farle. Altrimenti potresti sentirtene. Bella sta tecnica, eh? Oh, fuoco contro acqua? Però non puoi sperare di battermi, amico. Ops. Pardon. Ok, vai. E adesso sei resistito fin troppo. Quindi vediamo di farla finita. Cosa ne pensi? Oh, resisti, eh? D'accordo. Ecco per te. E dalle. Fatti beccare. Ancora. Perfetto così. Vediamo un po' di farlo fuori con la tecnica suprema. Prima però ti indebolisco un altro po'. Avanti. Vabbè. Così forse è sufficiente. Vai. Preso. E adesso di addio a questo mondo. Beh, questa tecnica veramente è fantastica. L'amo. Però su Getsu mi è arrivato un bel po', eh. Però non è da sottovalutare. Adesso capisco perché Sasuke lo ha reclutato nella sua squadra. Grado S, benissimo. Andiamo. È un po' diverso il modo in cui l'ha reclutato dall'anime, però vabbè. Diciamo che la facciamo passare come cosa. Alla fine è sempre un gioco stupendo. Ora hai capito come stanno le cose? Già, non facevo che sentir parlare di quanto tu fossi forte. A quanto pare era tutto vero.
Va bene, ti seguirò. Allora, dove andiamo? Questo spero che me lo dirai. Andremo al covo sud e poi al covo nord. Vuoi dire che... Sì, servono altre due persone e saranno Karin e Jugo. Accidenti, non mi stanno molto simpatici, sai? Potrei non riuscire a essere gentile. Non dovete diventare amici, ma solo cooperare. Beh, ci proverò. Allora, da che parte andiamo? Prima andiamo al covo sud, da Karin. Non so perché tu l'abbia scelta, senza contare il suo caratteraccio. Perfetto, nuovo personaggio disponibile, benissimo. Allora, a questo punto andiamo, spero che non sia troppo lontano, altrimenti magari forse recluto soltanto Karin e poi interrompo l'episodio per non farlo andare troppo per le lunghe. È molto distante, andiamo bene. Allora a questo punto sbrighiamoci, dai. Forza. Sì, perché appunto, beh, Sasuke decide di scegliere, cioè decide di opta di reclutare Karin perché appunto è un ninja sensitivo. Vuol dire che è in grado di localizzare vari tipi di chakra anche molto distanti. Ha un ottimo fiuto, ecco. Tra l'altro è l'ennesima ragazza che è innamorata persa di Sasuke, quindi andiamo. Inoltre Karin fa anche parte del clan Uzumaki. Magari vi starete chiedendo come faccio a sapere tutte queste cose, perché è molto... No, non indietro. Perché appunto i membri del clan Uzumaki hanno tutti una particolarità, ovvero hanno i capelli rossi. Infatti, se notate, Karin ha i capelli rossi. Anche la madre di Naruto, Kushina, aveva i capelli rossi. Che succede qui? Il covo sud sarebbe da questa parte, giusto? Che succede? C'è qualcosa? Rilascio. Oh oh. Ma guarda che roba. È una tecnica usata da Orochimaru per tenere gli intrusi lontano dal covo. Ma non mi dire. Andiamo. Arrivo. E comunque sì, vi stavo dicendo, anche la madre di Naruto aveva i capelli rossi. Ma che cosa? Che altro c'è adesso? È una barriera per impedire alle persone di avvicinarsi al covo sud. Non sarà facile avanzare in queste condizioni. Cosa possiamo fare? Per prima cosa elimineremo la barriera. E come? Dovrebbero esserci tre targhette qui vicino. Eliminandole tutte e tre, la nebbia svanirà. Ah, tutto qui? Beh, sembra facile. Devi soltanto muoverti con cautela. Seguimi, Sugetsu. Questo però complica un po' i miei piani. Allora facciamo una cosa, ragazzi. Magari eliminiamo le tre targhette e poi finiamo qua l'episodio. Direi che è la cosa migliore, altrimenti ovviamente è lungo. Ormai avete notato che gli episodi di Naruto... eccola. Ehi, eccone una. Ok. Passiamo alla prossima, Sasuke. Perché appunto gli episodi di Naruto, se avete notato, sono molto lunghi. Perché le missioni appunto sono... eccole un'altra. Molto lunghe appunto. È trovata. Ok. Anche un'altra. Sì, soltanto una, bene. Perfetto, andiamo. La barriera di nebbia è difficile vedere. Ah, quindi, ok, sta essere qua allora, tipo, forse. No, forse devo solo tornare indietro. Allora, vediamo. Ah, eccola, non l'ho proprio vista. Vabbè. Quella era l'ultima. Bene, la nebbia è scomparsa. Ora possiamo procedere, Sasuke? Vabbè, Sasuke non parla. No, sembra che ci sia un'ultima trappola. Cosa c'è ancora? Ah, delle nostre copie. Anche se la barriera non c'è più, non ci lasceranno avanzare senza combattere. Interessante, avevo giusto voglia di menare un po' le mani. Eliminiamoli rapidamente, così potremo andare. Lo so, lo so. D'accordo, quindi sì ragazzi, momento perfetto. Eliminiamo questi due impostori. Vabbè, anche se la salute non l'ho ripristinata, comunque dovrebbe essere abbastanza semplice riuscire a farli fuori.
Ok, d'accordo. Iniziamo subito, vai. Vabbè. Non volevo iniziare così. Va bene, ho capito, ho capito. Va bene, d'accordo. Cioè, metto i miei piani, però va bene. Però tu. Vabbè. Forse avrei fatto meglio a rigenerarmi, però. Faccio pure entrambi, pure col supporto, faccio pure. Risveglio attivo, bello. Subito allora, vai, vai. Beh, ragazzi, osservate che spettacolo. Quindi maledetto. Vai così, vai così. Mi le fa il nero. Provo a capire come farlo funzionare. Vai! Non riesco a prenderlo, vabbè. Forza, vai così. Beh, io diciamo che il risveglio non lo so fare molto bene perché lo uso veramente pochissime volte. Avanti, forza! Ma perché non riesco a colpirlo, vabbè. Finito il risveglio, vabbè. Non fa niente, abbiamo indebolito abbastanza. Aspetta, ma chi vuole della forza? Vabbè. Tu che stai la mano qua, sì, una bella mano proprio. Senti, tu, attendi un attimo, qua veramente ho rischiato, comunque avrei dovuto curarmi. Ancora. Ancora. Vai, Sugetsu, forza. Dall'altro lato però comunque, Sugetsu, non. Oh cazzo, mi sa che questo. Per in tempo. Vai Naru. Naruto, volevo dire Sasuke. Aspetta, forse un'altra. Avanti. L'ultima. Ti metto pure su Getsu, vai. E crepa. Vabbè. Mamma mia, qua proprio. A parte che sì, ho spammato 3000 sfere focate, ma veramente ho rischiato tantissimo. Qua è colpa mia, lo ammetto, avrei dovuto curarmi. Ma perché volevo anche andare un po' di fretta per evitare che. Vabbè, grado C, lasciamo perdere. Titolo ottenuto, vabbè, meglio così. Anche se l'ho ottenuto, perfetto. Un altro titolo, bene così, meglio così. Infatti volevo andare più rapidamente possibile. Poi mi ero dimenticato che avevo perso un po' di salute con Sugetsu prima. Però comunque ce l'abbiamo fatta, dai. Allora. Bene. Ciao ragazzi. Accidenti, speravo di divertirmi ancora un po'. Che delusione. Non credi, Sasuke? Forza, dirigiamoci verso il Covo Sud. Sai, non è che sorridere ogni tanto ti farebbe male. Effettivamente. Bene, il Covo Sud dovrebbe trovarsi da qualche parte in mezzo all'oceano, giusto? Giusto. Ma finalmente, gli rispondi un po'. Ok, d'accordo. Allora, facciamo una cosa. Oggetti. Allora. Vai subito. Ok. Ripristinata, bene così. Un altro po'. Ora va nettamente meglio. Ok. Perfetto. Allora. Ok. Va bene ragazzi, quindi direi che questo quindicesimo episodio di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 può concludersi qui. Finalmente abbiamo trovato un punto in cui poterci salutare. Io spero ovviamente che il video vi sia piaciuto. E se è così, vi ricordo sempre di lasciare un bel like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate anche un bel commento. E mi raccomando ragazzi, condividete il video. Noi ci vediamo ragazzi al prossimo episodio. Ciao ciao ragazzi, alla prossima.